Ciao ragazzi, bentornati di nuovo con Paolo. Oggi siamo qui, immersi nel verde, in un agriturismo San Giuseppe. Oggi ne vedremo delle belle. Allora ragazzi, ci hanno fatto accomodare al tavolo, ci hanno portato questo antipasto con crudo, coppa e ventricina. Io ovviamente ho iniziato con il crudo, l'ho accompagnato con un pezzo di pane e con questa rucola un po' moscia. Era semplice, buono. In seguito ci hanno portato un tris di formaggi composto da nodini, ricotta e canestrato. Il tutto accompagnato da una confettura di cipolle rosse, che sul formaggio ci stava veramente bene, infatti spingeva molto il loro sapore. In seguito ancora ci hanno portato delle bruschette con del pomodoro fresco pugliese, ricordavano un po' i crostini, infatti erano croccanti e li ho mangiati con un singolo boccone, come potete vedere. Accanto c'era questa focaccia calda, leggermente fragrante, morbida al tatto, si scioglieva bene in bocca, era buona, cioè semplice, era buona. In seguito ci hanno portato dei funghi arrosto, vedete quanto sono unti, erano buoni anche questi, scendevano direttamente nello stomaco. Accanto c'erano delle frittelline di zucchine che ricordavano un po' quelle che faceva mia nonna, infatti una non era sufficiente perché erano troppo buone. In seguito ci hanno portato delle polpette di melanzane al cuore filante, qui una piccola pecca, le melanzane risultavano un po' crude, infatti non è che mi abbiano fatto impazzire particolarmente. In seguito ci hanno portato questi flan di radicchio e pancetta, infatti anche questi non mi hanno fatto impazzire particolarmente perché quando lo mordevo, ok, sì, era morbido, ma non capivo realmente cosa c'era al suo interno. In seguito, per la prima volta, assaggio la trippa al sugo. Sono rimasto stupito perché il sapore era forte inizialmente, mano a mano che lo masticavi si affievoliva, quindi l'ho gradito veramente, come prima esperienza mi è piaciuta. In seguito partiamo con i primi, delle orecchiette al ragù di cinghiale. Qui il sapore del cinghiale era molto forte, tanto da coprire tutto il resto. Infatti non è stato uno dei miei piatti preferiti. Accanto troviamo queste pettole allo zafferano, non erano molto soffici e neanche calde. Al morso risultavano pastose, infatti al loro interno erano belle piene. In seguito, come secondo primo, troviamo una lasagna bianca con praga e funghi. Anche questa non mi ha stupito. Infatti anche questa non rientra nei miei piatti preferiti, si vede anche dalla mia faccia. Con i secondi ci siamo rifatti con il brasato di maialino e patate. Qui ci siamo alzati veramente di livello perché il brasato si scioglieva letteralmente in bocca. Cioè era un burro, era buonissimo. Come secondo piatto arriva questa entrecô alla brace con rucola e grana. Era morbida ma allo stesso tempo consistente e bella unta, vedetela. Niente, era buona. Per finire arrivano le calde arroste, ovviamente arrostite, e frutta e dolce, che ovviamente ho dimenticato di registrare. È stata una bella esperienza perché eravamo circondati dagli animali, quindi eravamo immersi nella natura. In poche parole, abbiamo trascorso una bellissima giornata all'insegna del relax. Infatti è il posto ideale da trascorrere con i parenti o con gli amici, con chi cavolo volete.
Il tutto al prezzo di 50 euro a persona. Il menù baby invece 30 euro. Diciamo che inizialmente ci siamo trovati bene con gli antipasti, poi con i primi abbiamo calato un po' sul sapore. Erano sapori troppo decisi, per dirvi, le orecchiette al ragù di cinghiale. I secondi invece ci hanno stupito, cioè nonostante ci troviamo qui in una masseria si è mangiato veramente bene. Quindi ne valsa la pena spendere 50 euro? Sì. Vi consiglio di venire la mattina presto, così vi godete tutta la giornata qui all'insegna della fattoria. Quindi potete farvi anche il giro sul cavallo, guardare tutti gli animali che ci sono qui e passare una bellissima giornata anche con i vostri parenti. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale, condividete il video, mettete un mi piace ovviamente se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto mettete un dislike. Noi ci vediamo sempre qui con un nuovo video insieme a Pablo. Un abbraccio e un bacio. Ciao ragazzi. Bye.